Ciao ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di passare ai bei social che ci ha fornito questa tuta da calcio, quella del Paris, quella dell'Ipsia e quella del Bayer che invece è Riccardo. Mi raccomando, link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Freaks Italian, io sono Riccardo. Io sono Marco. E oggi siamo qua in compagnia di questo pallone della Sportica e di questi coltelli per fare appunto l'esperimento in cui andremo ad aprire esattamente a metà il pallone e cercheremo di vedere cosa c'è dentro. Ovviamente sappiamo tutti cosa c'è dentro un pallone. Una camera d'aria, ovviamente una struttura interna. Però andiamo a vederlo, giusto per soddisfazione personale e per soddisfazione di voi che state guardando il video. Avete votato sì al nostro sondaggio su Instagram, mi raccomando scrivete nei commenti se volete vedere altri video simili, penso che li faremo, potrà a seconda di che video, perché sì, video un po' l'esperimento così. Va bene, ma ovviamente basta non farsi male. Non petardi, petardi. Anche perché la casa è questa, non facciamola saltare in aria. E niente, passiamo al video e speriamo finisca bene. Speriamo. Ok ragazzi, partiamo subito con l'esperimento. Abbiamo a disposizione due coltelli. Questo coi denti, che sarebbe il coltello per il pane, che secondo me è più indicativo per questo pallone. Quello per gli omicidi. Quello appunto per gli omicidi, per raccontare le persone, che è abbastanza affilato, ma forse andrebbe meglio sui palloni sgonfi. Però adesso proviamo su. Allora, proviamo, dai. Ok ragazzi, iniziamo a tagliare un attimo. Vediamo il coltello per il pane. Affonda. Che sta affondando. Oh. Ok ragazzi, come potete vedere ha già fatto un, non dico un bel buco, ma... Piano piano sta andando. L'esperimento è fallito. Ragazzi, forse ho già toccato la camera d'aria. Vabbè, proseguiamo nell'esperimento. Forse meglio così, perché secondo me avrei potuto scoppiare in malo modo. Invece si è sgonfiata progressivamente, quindi la apriremo appunto così, come fosse di cattiveria. Come fosse un salvadanaio. Lo scopriamo. Vediamo un po' con dentro cosa riserva. Purtroppo la camera d'aria di sti palloni, essendo tipo in butene, è incollata. A sto punto mi viene da pensare che sia completamente incollata. Quindi non si può prendere e palleggiare come abbiamo visto in alcuni video. Bravo. E invece no, si poteva prendere e palleggiare. No, è incollata. Vabbè, è incollata qua, ma non è incollata al bordo. Quindi questo è quello che era dentro il nostro pallone. Che come avete potuto vedere l'abbiamo iniziata a rompere, mi sa, da questo punto qua, perché c'è una ferita un po' più disordinata. Un taglio un po' più diverso. Questo è il taglio che corrisponde a quel cuscinetto lì. Appunto, come potete vedere, ve lo faccio vedere da vicino, è completamente scoppiata. E questa è la camera d'aria che c'è dentro, che è abbastanza delicata. E qua abbiamo appunto i due emisferi, che sono questi qua interni. Sono una puntata di Super Quark. Sì, sembra i pianeti che si muovono. Sembrano due pianeti, dentro sembra anche due palloni da calcio attaccati, però l'interno è questo. Adesso andremo a girarli per farli vedere un pochino meglio. Ok ragazzi, l'interno l'abbiamo girato, l'interno come potete vedere è questo qua. Adesso sarebbe da incollare le due parti e da metterci una camera d'aria dentro e giocare col pallone al contrario. Ma veramente, sembra quei palloni vecchi e marci che si trovavano un tempo. Ma siccome è un esperimento, non dico che sia fallito, ma non siamo riusciti a preservare la camera d'aria, proveremo con un altro pallone, a sto giro più sgonfio. Abbiamo cambiato pallone, ovviamente ne abbiamo preso uno più costoso, perché è giusto dirlo, un FIFA Quality Inspected, non so se lo riuscite a vedere, sì, comunque un vecchio mondo, lo usavamo forse quando giocavamo nel campetto in via Tissoni, sì, quello in erba sintetica, ecco. E niente, proviamo ad aprire questo qua, che è un pallone sgonfio, come potete vedere. E vediamo se la camera d'aria ha tenuto, perché adesso non mi ricordo se era già sgonfio prima, questo non lo si è sgonfiato col tempo. Sembra un'arancia lasciata al sole, quindi penso che sia un colpa del sole, che si è asciugato. Si è drenato. Adesso proviamo ad aprirlo. Ok ragazzi, stiamo provando ad aprire piano piano anche questo pallone qua. Vediamo un attimo cosa ne ricaviamo. Un dito in meno. Un dito in meno. Questo fa più fatica. Questo essendo un pallone sgonfio adesso. Ok, abbiamo fatto una feritoia, vediamo un po' se sotto si può... Ok, forse Marco è riuscito a preservare la camera d'aria. È staccata, mi sembra. Ok, quindi direi di non andarci troppo a fondo. Proviamo ad aprirlo con le mani, tipo la Hulk o qualcosa del genere. No, voglio lasciarci le dita dentro. Il gioco mio preferito è quello.
Ok, ragazzi, Marco sta continuando a tagliare appunto il pallone. Ok. Devo cercare di non tagliare la camera d'aria. Una bella fessura. Un attimo. Apriamo. La camera d'aria sembra sana. È rossa, tra l'altro. Sta attento a non tagliarla così. Lo so. Proviamo ad aprirla con le mani, forse ce la facciamo. Tu tiri da una parte, io tiro dall'altra. Tanto così almeno. Poi seguirà la linea delle cuciture, quindi dovrebbe togliersi. Comunque dai, tira da una parte. Siamo arrivati a queste soluzioni qua. Io ci lascio un dito. Io anche perché non c'entra in due. Aspetta, magari prima togliamo i coltelli, che dici? Sì. Magari. Ci sei? Dai, tira. Questo non era previsto nel video. Niente, non ce la facciamo. A parte che fa un freddo, ragazzi, che non vi potete immaginare con le dita se ne stanno andando. Vabbè, continuiamo a tagliare. Andiamo avanti. La camera d'aria, ragazzi, qua dentro è rossa. Facciamo la collezione delle camere d'aria. Non so tecnicamente se cambi la camera d'aria di pallone FIFA Approved alla FIFA Inspected. Sinceramente qualcosa dovrà cambiare per forza. Se no tutti i palloni sono uguali. A parte per le cuciture termosaldate, quelle cose lì, però probabilmente la camera d'aria varia abbastanza da pallone a pallone. Perché è durissimo questo il pallone è veramente così tanto vecchio, è stato così tanto fuori le intemperie che purtroppo... Prova a te, andare avanti. Io provo ad andare avanti così che magari non rischio le dita, ma veramente... È durissimo. È veramente dura, ragazzi, non c'è niente da fare. Torno un attimo indietro. Ok. Guarda. Piano piano cerchiamo di avanzare. Vediamo se con questo coltello che la punta un po' più... questo qua. Più che altro quello che mi preoccupa che... Ok, la camera d'aria è abbastanza isolata, quindi probabilmente potremmo... Ti da salvarla, anche... proveremo a salvarla. Diciamo. Proviamo a salvarla in qualche modo. Ok, ragazzi, Marco sta continuando, nel mentre io ho preso la forbice in caso di, veramente, di resa totale. Però piano piano si sta aprendo. Il problema è quando sei all'interno del cuscinetto. Sulle cuciture, bene o male, sei sulle cuciture tira, appunto. Però quando sei dentro il cuscinetto a metà è veramente un casino. Aspetta, occhio alla camera d'aria che è lì. Più che altro... Ok, qua è fissata. Qua c'è la valvola fissata da questa parte. Andiamo dall'altra parte. E tanto c'è anche da sta parte qua, mi sa. Perché è fissata qua. Non è fissata... Sicuro? Sì, sì. Prova a tirare un po'. Oddio, ha fatto un rumore strano, non vorrei se fosse bucata, ma... No. No, forse non si è bucata. Ok, in questo caso è proprio attaccata da più punti, la... o era tutta attaccata al coso e si è scollata nel tempo. Magari nel tempo. Però attaccata da 5-6 punti, forse anche questo che rende più difficile. Sì. Mi sa che l'abbiamo bucata in qualche modo. Forse qua. Ok, ragazzi, la camera d'aria è qua dentro. Come potete vedere, è la camera d'aria arancione. Bella, però. Cercheremo di tirarla fuori. Ok, è collata ai cuscinetti. Bastava scollarla. Cercheremo di tirarla fuori. Mi sa che mi ha dato una pinzata con le forbici. Quindi potrebbe essere sgonfia. Perché ho intravisto un buco. A meno che il buco non ci sia già da un po'. Ma non mi ricordo, sono onesto, non mi ricordo se... Eccola. Ok, questa è la camera d'aria interna, ovviamente è bucata, mi sembra. No. È solo da gonfiare, ovviamente non abbiamo a disposizione una pompetta, però la camera d'aria, ovviamente, queste qua sono le due, questa è quella integra, questa è quella distrutta. Qua dentro invece, cioè, cosa rimane del pallone? Uno schifo, non rimane niente. Sì, praticamente, a meno che non avremo... È troppo duro. Ma è durissimo, non ho capito perché... Questo qua proprio, guardate anche l'interno, colore beige. Color morte. Color vecchiume. Proprio... Era tanto che c'era questo pallone. Meno male che l'abbiamo tagliato. L'abbiamo tagliato fuori nel vero senso della parola. Fine, alla sofferenza. Quindi, questo qua è il pallone internamente. Ovviamente dentro non c'è più la camera d'aria, l'abbiamo appena tolta. Niente. Solo briciole, guarda che casino. E qua c'è l'altro pallone che era così, l'abbiamo girato al contrario. Queste le camere d'aria.
E quindi, diciamo, abbiamo aperto i palloni. Siamo giunti alla fine di questo video, speriamo che vi sia piaciuto, speriamo di avervi tenuto un po' compagnia con un video un po' diverso rispetto al solito. Niente, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi. Scrivete anche nei commenti se ne volete vedere altri di questo genere. Magari o altri simili. Con una palla rugby, la palla da baseball, da football americano, da sì, tennis, da basket, cosa. Da pallavolo. Cioè, tanto a noi ci piace sventrare le cose, quindi meno male. Meno male siamo qua, diciamo, a vostra disposizione, no? Speriamo che vi sia piaciuto, dunque, mi raccomando, iscrivetevi, un saluto da Marco e da Riccardo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!